sapere che il sindaco dell'Aquila, responsabile della ricostruzione, non ha pagato per 5 anni i lavori di casa propria e che solo dopo la pubblicazione, quando sono diventata pubblica le indagini, ha cominciato a pagare a 300 euro al mese, per cui finirà di pagare questi lavori nel 2022, credo che sia un dato politico che la gente deve conoscere. Il Movimento 5 Stelle entra nel vivo della campagna elettorale lanciando bordate al sindaco Massimo Cialente. Fosso Corti e Antonio Perrotti, candidati, e la senatrice pentastellata Enza Blundo tornano infatti sulla vicenda delle intercettazioni telefoniche ambientali, con protagonista anche il sindaco dell'Aquila, nell'ambito dell'inchiesta per induzione indebita che si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere per Cialente. Nonostante ciò, i pentastellati sostengono che queste intercettazioni, pur se non hanno rilevanza penale, gettano ombra sull'operato della giunta di centrosinistra. Riferendosi ad articoli di stampa, si chiedono perché mai il sindaco ha avuto un trattamento di favore per lavori in casa sua da 20.000 euro da parte della Edil Frair, visto che solo dopo 5 anni ha cominciato a pagare rate da 300 euro. Il sindaco ha poi affermato di sapere che 6 consiglieri comunali sono al soldo della grande distribuzione. Perché non dice chi sono, recandosi in primis alla procura? La domanda al vetriolo a questo punto del Movimento 5 Stelle. La senatrice Enza Blundo ritiene dunque imprescindibile che diventi operativa la commissione d'inchiesta parlamentare sulla ricostruzione post-sismica dell'Aquila. Tuttavia una ricostruzione così pilotata e così gestita male non vede a tutt'oggi l'attivazione della commissione d'inchiesta, di una commissione d'inchiesta che è stata deliberata completamente, è stata già fatta la richiesta dei componenti e ancora non abbiamo la convocazione da parte del presidente Grasso.